Grazie alle forze dell'ordine e a tutti quanti gravitano nel mondo del calcio per quello che sanno fare e sanno darci. Non è un'occasione che capita tutti i giorni. Qui al tavolo, io sono emozionato pure io, abbiamo dei miti del calcio marsalese. Due su tutti, il nostro allenatore Pasquale Marino, detto Uccio, che è davvero sta conducendo il Catania in una posizione classifica che era anche insperata. E poi un altro grande arbitro, adesso è componente della Lega e anche dell'Osservatorio, lo presenterò da qui a qualche secondo, del notaio Salvatore Lombardo, che è stato arbitro di Serie A. Assieme a loro Antonio Schio, indimenticato protagonista, giocatore del Marsala, nonché direttore sportivo del Palermo. Poi Massimo Daguanno, che è la massima espressione del settore arbitrale della nostra città. E poi i due fautori di questo momento importantissimo, il nostro assessore allo sport, Gaspare Galfano, e il nostro sindaco, Eugenio Galfano. Parte del gioco del calcio. Ecco, cosa possono fare Massimo Daguanno, presidente dell'associazione, della selezione arbitri di Marsala, gli arbitri, per favorire ancor meglio il dialogo calciatori, il dialogo calciatori pubblico? Allora, intanto buongiorno a tutti, io ringrazio il sindaco, la giunta comunale per l'opportunità che ci ha dato di parlarvi, perché credo che oggi sia una giornata molto importante per l'intero settore calcistico e in particolar modo per quello che potrebbe essere il nostro supporto dal punto di vista arbitrale. E il ringraziamento sicuramente agli ospiti illustri, al notaio Salvatore Lombardo per essere qua, riferimento personale ed arbitrale della sezione, al nostro concittadino Marino, all'assessore, ad Antonio Schio che ha dato degli elementi di spunto molto interessanti. E io quello che posso dire è che dobbiamo finirla, dobbiamo dire basta a questa violenza, dobbiamo dire basta all'odio che parecchi hanno nei confronti delle divise. E il caso di Catania è un caso, diciamo così, che evidenzia un malessere sociale importante, su questo dobbiamo riflettere. E sicuramente le problematiche non è che si possono risolvere con la bacchetta magica, come ha detto il nostro grande commissario straordinario della Federazione Gioco Calcio, il dottor Pancalli, però tutte le componenti dobbiamo stare insieme, unite, per assumerci anche delle responsabilità che abbiamo. E io mi assumo per primo le responsabilità dell'AIA per quello che è il nostro contesto provinciale, dove non siamo attenti al rispetto di determinate regole che ci sono e che non facciamo osservare, quelle regole relative al controllo delle strutture. Vedete, noi dobbiamo fare una differenza netta tra quello che è il mondo dei professionisti dal mondo dei dilettanti, un mondo dei professionisti che ha delle regole proprie e un mondo dei dilettanti che ha altre regole. Il primo che chiaramente ha gli effetti dei mass media, il secondo che non viene visto, ma è un pianeta immenso di giovani che partecipano al mondo del calcio, di società, quindi che va gestito in maniera diversa rispetto a come viene gestito il mondo dei professionisti. Ci sono le leggi, non vengono osservate, purtroppo Amato si è assunto anche la responsabilità di aver dato delle proroghe e queste proroghe hanno portato alla non osservanza di quello che è il decreto Pisanu, ma questo riguarda il calcio che conta. Dobbiamo anche attenzionare quello del nostro territorio, perché dobbiamo finirla con veder perdere la vita a delle persone che vanno per una partita di calcio allo stadio, non se ne può più. Io dico che è importante la vita di un tifoso, di un dirigente, di un no global, di un poliziotto. Non è possibile più assistere a situazioni di questo tipo. A carattere locale sono troppi gli incidenti che si verificano nei campi di categorie inferiori. Io da uno studio che è stato consegnato al presidente dell'AIA Gussoni, dico che ci dobbiamo veramente preoccupare perché ricordiamo che ci sono 30.000 gare per ogni weekend nei settori delle categorie inferiori, in 15.000 campi, 8.000 sono i comuni d'Italia, quindi non è auspicabile che tutti i campi siano
diciamo così, privatizzati e gli incidenti sono stati negli ultimi 5 anni 2.400. 400 di questi incidenti sono stati gravissimi per gli arbitri, sono stati ritenuti dei casi notevoli e non è assolutamente possibile che questi incidenti siano non solo voluti dalle frange dei tifosi, cioè, ma sono voluti principalmente da tesserati. Io mi rivolgo alle società, ai dirigenti. Il 65% di questi episodi è da addebitare a dirigenti, allenatori, dirigenti accompagnatori. Il 35% di questi incidenti sono da addebitare a calciatori. Parliamo di giovani calciatori. Io mi riferisco in particolar modo a due gare che ho avuto modo di seguire da vicino, una di allievi regionali ad Alcamo, Adelcam ASD Marsala, un'altra di terza categoria, Real Campobello Paceco. In queste due gare gli arbitri sono andati a finire all'ospedale. I comportamenti scorretti, violenti, sono stati commessi da calciatori e da dirigenti, quindi non è solo da attenzionare il pubblico nella fattispecie, e la cosa più grave è che poi determinati formatori andavano a trovare alibi per i comportamenti di questi ragazzi che non sanno amministrare. Il problema è questo, che dobbiamo formare i formatori e dobbiamo far sì, per non dare le colpe ai ragazzi e solo ai ragazzi, di addebitare determinate responsabilità a chi ha in mano questi ragazzi. Io ricordo a scuola ci davano un pallone, i professori di educazione fisica, e ci dicevano giocate. Non è possibile far così. Dobbiamo già da subito trasmettere determinati messaggi nelle scuole. Ad Alcamo ci sono state 5 persone squalificate per 5 anni, 3 anni. L'indomani queste persone andavano a scuola e si vantavano di avere colpito con calci e pugni dei coetanei. A Campobello è successa la stessa cosa. E allora noi dobbiamo riunirci attorno a un tavolo tecnico con le forze dell'ordine, con le leghe, con tutti i componenti. Va benissimo l'Osservatorio Nazionale Notaio Lombardo, ma forse sarebbe il caso anche di fare un osservatorio periferico. Mi chiedo cosa fa la Consulta dello Sport. C'è una normativa, che è la normativa 62 della NOIF, le norme di funzionamento di queste manifestazioni, che dice chiaramente che la società di calcio deve inoltrare una richiesta alle forze dell'ordine e accertarsi che arrivano queste forze dell'ordine. In caso di non arrivo, deve mettere a disposizione dell'arbitro dei controlli suppletivi, siano dirigenti con delle fasce, delle persone identificabili che possono tutelare ciò che avviene in quel contesto. Ciò non accade soprattutto a livello di settore giovanile. L'arbitro può astenersi dal dare inizio alla gara, ma questo non lo fa mai perché il ragazzo non conosce la giurisprudenza sportiva nei dettagli. E prevale il piacere di scendere in campo, di fare la partita e vivere quel momento di gioia in mezzo ai ragazzi. Io credo che le leghe su questo può ci speculano e dobbiamo finirla, e dobbiamo anche finire di vedere sempre le stesse persone negli stessi posti, con gli stessi incarichi per decenni, perché si perdono di vista quelli che sono i valori veri, i patrimoni che abbiamo davanti, e sì, forse si danno priorità ad altre cose, a interessi, a situazioni politiche, a situazioni particolari che ci fanno perdere di vista poi le cose più importanti, i valori, i giovani. Quindi un contributo di tutte le componenti, perché ritengo che poi alla fine il male nasca sempre dalla testa. E io sono andato in giro in questi 3 anni nelle scuole a cercare di reclutare, formare dei ragazzi e fare quotidianamente qualcosa. Qua c'è Dottore Certa, che ne è testimone perché ha seguito da vicino tutte le vicissitudini dell'Associazione Italiana Arbitri, anche perché è direttamente coinvolto, perché il figlio fa parte della nostra associazione e sta crescendo con noi. Stiamo cercando di trasmettere i principi dello sport, quelli veri, ma questi ragazzi sono allo sbaraglio e questo non ce lo possiamo più permettere, perché io non mi sento più, e lo dico ufficialmente oggi, di assumermi delle responsabilità che non sono mie. Non possiamo andare nelle scuole a dire: ah, lo sport è bello, venite, vi divertirete, le situazioni sono a posto, tranquille, e poi magari vanno questi ragazzi in questi campi ad affrontare difficoltà che sono più grandi di loro.
Quindi io quello che posso dire è che auspico che intanto questa giornata sia una giornata che mandi un messaggio forte. Le responsabilità, ragazzi, non sono solo vostre, anche se ci sono delle componenti importanti. Possiamo entrare nel campo della genitorialità, che forse oggi non è ottimale, la mancanza di riferimenti che avete, però non sono responsabilità soltanto vostre, sono responsabilità di tutte le componenti che si devono sedere attorno ad un tavolo e fare finalmente qualcosa da subito per gridare forte, basta questa violenza perché non se ne può più. Grazie. Grazie a Massimo Caruanno.